La Savino del Bene Scandicci in casa supera il tie-break soffrendo Lunette Iwork Busto Arsizio. È una gara importante, due punti importanti per la squadra di Carlo Parisi, il grande ex, perché Novara in questa ottava di ritorno perde la sfida con Monza. Si riavvicina dunque la Savino del Bene Scandicci al secondo posto, un grande obiettivo per una squadra che forse deve rimanere in alcune occasioni un pochino più concentrata. Enrica Merlo, cosa è successo in questa giornata? Sai, tante volte non ci sono spiegazioni per queste cose e sono riuscita a capirlo in tanti anni, e in tanti anni sono sempre diverse le situazioni, devo dire la verità. E non voglio aggrapparmi al fattore fisico perché comunque tutte hanno grandi impegni, da Busto a tutte le altre squadre. Perdiamo un po', come hai detto tu, la concentrazione, e in questo fortunatamente però riusciamo anche a portare a casa il risultato, quindi insomma. Un grande finale vi aspetta, siete ai quarti di Champions League e una regular season che può finire veramente nel migliore dei modi. Sì, anche perché abbiamo visto anche stasera tutte le partite sono davvero imprevedibili e ci possono essere risultati anche sconvolgenti, per cui manca poco alla fine della regular season, però insomma dobbiamo dare tutto fino alla fine. L'aggettivo per Scandicci è? Crescita. Grazie.